La vincitrice di Decimo Factor 2020 torna sul palco del talent esaudendo il sogno di cantare con l'artista britannico che ha ispirato il suo nome d'arte. Ed Sheeran arriva a Decimo Factor per pubblicizzare l'uscita del suo nuovo album. Tra gli impegni vari, Ed Sheeran si è esibito a Decimo Factor nella puntata del 25 novembre. Per il pubblico del talent c'è stata una piacevole sorpresa, visto che ad esibirsi al fianco di Sheeran nella seconda esibizione della sua serata c'è una vecchia conoscenza di Decimo Factor, Casa di Legio, vincitrice della scorsa edizione che ha coronato il sogno di esibirsi con l'artista che ha ispirato il suo nome. Casa di Lego è infatti ispirato a Lego House, brano della pop star britannica datato 2011. Pseudonimo di Elisa Coclite, Casa di Lego è stata la vincitrice di Decimo Factor 2020. La giovanissima cantante, classe 2003 e 18 anni, ha trionfato in quella che è stata una delle edizioni più difficili del talent targato Sky, inevitabilmente segnata dalla pandemia di coronavirus, dai protocolli, dai tamponi, dalle mascherine e dall'addio di Alessandro Cattelan, che proprio lo scorso anno aveva deciso di lasciare il talent dopo esserne diventato il simbolo. La giovane cantante ha conquistato tutti ed ha vinto Decimo Factor con le cover Kitchen Sink dei 21 Pilots, Sunny di Billie Eilish e A Case of You di Tony Mitchell. Il singolo principale lanciato a Decimo Factor da Casa di Lego si chiama Vittoria. Il suo percorso è stato accompagnato da El Raton, il giudice che ha guidato il team under donne.